Indovina chi viene in radio. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano e indovina chi viene in radio. Viene un caro amico che ha un vocione veramente strepitoso, un tenore di quelli lì che ci fanno ricordare tanto i grandi Pavarotti, Del Monaco e Caruso. Bene, lo presento subito, è qui con noi Francesco Leone. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Francesco, quant'è nata la tua passione per il canto? Diciamo che la mia passione è una vera passione. Prima del canto io sono, mi reputano un polistrumentista. Infatti già verso i 3-4 anni in cucina, nella mia cucina, si sentiva un rumore pazzesco ed ero io sulle pentole che davi vita a percussioni varie. Sì, suonavo la batteria, così, una dote innata. Infatti a un certo punto i miei genitori chiamano mio zio Eugenio Leone, che era, pace all'anima sua, purtroppo non c'è più, era il batterista di Claudio Villa, nonché percussionista eccellente, e gli fecero vedere quali erano le mie possibilità, e lui disse immediatamente, disse: questo ragazzo ha nel DNA la musica nel sangue, praticamente. E ho iniziato con la musica, a strimpellare anche il pianoforte. Poi ad un certo punto, verso l'età di 5 anni, ho iniziato la mia carriera, tra virgolette, sì, come attore. Anche, sì. Sei un bel ragazzo, di fatto, devo dire, c'hai un physique du rôle. Una volta. niente, perché in famiglia ho avuto una certa Dora Valle. Un nome che non mi è nuovo, attrice, se non ricordo male, di teatro napoletano, importantissimo. Esatto, ed era la prima donna nella compagnia stabile di Edoardo De Filippo. Ecco. E diciamo che è iniziata la mia storia artistica in quella zona. Poi, man mano, avendo anche questa dote vocale, mio nonno mi ha iniziato a dare le prime coordinate alla tua futura carriera. Sì, avevo questa voce e abbiamo iniziato un percorso napoletano. Sì. Abbiamo iniziato, mi ha condotto su questo palcoscenico della canzone, che per me è la più bella melodia mondiale. Certamente, ce la riconoscono tutti, noi lo riconosciamo solo in questa città, poi sì, altrove sì. E mi ha insegnato uno dei brani più difficili che c'è nel nostro repertorio, nel nostro panorama artistico partenopeo, che è la famosa Totonni Quagliarella. Quella ha bisogno di una recitazione importante oltre al canto, chiaramente. E infatti noi sappiamo che nel canto lirico esiste il recitar cantando. E quindi Totonni Quagliarella non era altro che un'antitesi per la carriera poi che sto fortunatamente portando avanti. Prima di andare in voce, volevo fare una precisazione che Francesco Leone canterà rigorosamente dal vivo, quindi questa è una cosa importante. E fortunatamente sì. Quindi voglio dire, anche per noi in parte è una novità, perché normalmente prediligiamo le basi, scusatemi, ma questo periodo di raffreddamento pare non voglia finire mai. Non allora, ne parliamo, allora, anche io sto così. E allora diciamo questo, è importante per presentare quindi la prima canzone che tu ci farei ascoltare questa giornata. È una canzone che mette ottimismo, buon umore, ed è una canzone che, ti confesso, io non conoscevo prima di averla ascoltata da Pavarotti per la base pubblicitaria di un grande prodotto di largo consumo di cui io sono veramente ghiotto. Ne siamo tutti ghiotti, insomma, la Nutella lo possiamo anche dire. E questa canzone è veramente bellissima, tant'è che io, avendo ascoltato quello spicchio, poi mi è venuta la voglia di andare ad ascoltarla tutta, ed è bellissima. La ascoltiamo adesso invece nella versione altrettanto bella sicuramente di Francesco Leone. Adesso sistemiamo un attimo il microfono
in alto, perché giustamente Francesco deve pigliare, come si vuol dirsi, il do di petto, quindi ci siamo, quindi, e siamo prossimi ad ascoltarla. Siamo pronti? Via! Indovina chi viene in radio. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per me. Buongiorno voce vita mia, buongiorno fantasia, buongiorno musica che sei l'oblio dei giorni miei, e a coloro che aiuta chi non ce la fa, per donar loro un giorno che migliorerà. E un giorno nuovo e poi chissà se il mondo cambierà. E ballerò come un valzer la vita, danzarla dovrai, e un vestito da sera che tu indosserai, e una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, che lui ballerai. Ma è danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito un passo che fai, e un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà come una novità, ed è un dono inatteso che vi arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo nuovo e un altro ancor, e il mondo cambierà. E ballerò come un valzer la vita, danzarla dovrai, un vestito da sera che tu indosserai, che una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, che lui ballerai. Ma è danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, e un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Ma danzando la vita che tu imparerai, che ogni grande proposito è un passo che fai, e un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballar con te. E beh, che dire, ragazzi miei, bellissima questa canzone, bellissima l'interpretazione del nostro Francesco Leone. Dalla lettura del tuo curriculum, chiedo scusa Francesco, avresti dovuto ottenere sicuramente maggiore successo di quel che hai avuto fin da questo momento. Quali credi che possano essere i motivi che finora ti hanno impedito questo successo che meriti? Rispondo in maniera sintetica. Vai. Dunque, ho iniziato non da piccolo come nella carriera artistica lirica. Sì. Io mi sono buttata nel palcoscenico lirico fin quando non ero pronto vocalmente. Sì. Però
il mio primo concorso che ho fatto, che è stato l'Iris Adami Corradetti a Padova, dove mi ha accompagnato la mia insegnante, all'allora insegnante, anche lei purtroppo non c'è più, Carmen Lucchetti, e abbiamo passato la semifinale, siamo arrivati in finale, quindi io ero acerbo e purtroppo è capitato che, pur dicendo dicendomi la commissione che avevo una bellissima voce, e purtroppo mi è stato detto che ero ancora giovane, ha vinto un candidato straniero, un coreano, purtroppo, no, purtroppo. Vabbè, diciamo, sì. Non fa bene per lui, ma insomma. Sì, ma c'è un motivo, perché loro sono già vincitori non vincitori, vengono questi concorsi per avere un posto già assegnato nel loro paese. E allora purtroppo questa è un po' la politica. Ed è anche la nota dolente di tutto quel che ci diciamo. Purtroppo sì. Vabbè, la tua è una voce possente, hai dei modelli di riferimento. A me viene in mente, dopo averti ascoltato, del Monaco, di Stefano Pavarotti, ovviamente Caruso, del cui premio, voglio dirlo, sei stato insignito qualche anno fa, anche perché, facciamola sta precisazione, se no poi dice questo qui improvvisamente dove stava fino a ieri. Francesco Leone fino a ieri stava con un altro nome d'arte, il suo cognome vero, Francesco Malapena. Qualcuno si ricorderà appunto di questo grande cantante lirico. Ha deciso di dare un taglio, quindi di partire con un nuovo, come dire, un nuovo look che si presenta anche con un nuovo nome. Francesco è grintoso, è più grintoso. Leone, per il cognome raggiante di tua mamma, no? Sì. Quindi voglio dire. E allora, vediamo, hai avuto ispirazione oppure è un fatto che ti viene naturale, ecco? No, è un fatto naturale, perché già era una mia idea di qualche annetto fa. Poi ho preso la palla al balzo, ho detto, come si dice, anno nuovo, vita nuova. E cercando di, anche per una questione mia caratteriale, dare un po' di sfogo a ciò che ho dentro, quello che voglio esprimere e che non ho espresso fino adesso. È vero, questa è una cosa importante, credo che sia una spinta veramente ulteriore, un motivo propulsore per il tuo raggiungimento ad un successo che meriti. Anche perché il canto è la mia vita, quindi... Indubbiamente. Un attimo solo di parentesi, ti chiedo pure, hai detto che sei un po' l'istrumentista, però una vocina mi diceva che come mandolinista sei un'ira di Dio. Io nasco come violinista e ho fatto i miei studi Quindi diciamo che qualsiasi strumento a corda lo addomestichi a dovere, insomma. Ci provo, però diciamo che i miei strumenti principali sono il violino e il mandolino. Poi ho fatto anche un po' di pianoforte e poi sta voce è uscita così. È uscita così, insomma. Tra le altre cose, tra i punti di congiunzione tra me e questo signore, c'è anche la sua origine di un quartiere napoletano, la Loggetta, che è il quartiere dove io ho vissuto la meglio gioventù. Anche io? Io sono un bel po' più avanti di te. Qualche annetto, insomma. E io ho vissuto la gioventù più bella quando il quartiere era giovane e spingeva verso una serie, diciamo, di innovazioni, di realtà, ansimi di libertà, tutta una serie di cose, quindi è un quartiere molto particolare che ha tenuto sempre uniti i suoi abitanti. Perché dico questo? Perché ti faccio un'anticipazione, c'è un amico alla Loggetta che sta organizzando entro quest'anno, raccogliendo addirittura fin da questo momento qualcosina di soldi per fare il festeggiamento dei 60 anni del quartiere, pensa, 1957, bene, l'anno in cui io piccolissimo sono arrivato in questo quartiere, quindi se la sua idea troverà, io credo di sì, perché è una persona molto seria, realizzazione, è chiaro che io, come tu specialmente, ci dovremmo essere proprio per suggellare questi 60 anni di storia loggettana. Ma ne sarei onorato, perché comunque ci ho passato tutta la mia infanzia, quasi tutta la mia vita. Quasi tutta la tua vita, quindi un quartiere molto particolare. E mi ricordano ancora quando io vado alla Loggetta, che
posteggio la macchina per andare a vedere un'altra mia grande passione. La partita del Napoli. La partita del Napoli. E allora la loggetta era proprio il parcheggio ideale a chi voleva fare poi due passi in Santa Pace. E tutti quando mi salutavano, oh Ciccio, è arrivato Ciccio, perché Ciccio era il mio... Il tuo soprannome. Il mio soprannome. Bene, detto questo, allora preparati col microfono, e però precedentemente dammi quest'altra risposta, anche se me l'hai detto già prima, se vogliamo en passant. Il tuo rapporto con la canzone napoletana classica. E io apro e chiudo parentesi, chi mi conosce radiofonicamente sa bene che per me è diventata una sorta di malattia, cioè in una città come Napoli la canzone napoletana classica dovrebbe essere cantata da tutti, a cominciare dalle scuole elementari, in tutte le forme, in tutte le possibilità che ci sono date. Ovviamente c'è bisogno di una presenza istituzionale forte e di spazi che diano la possibilità agli artisti di potersi esibire, cioè una città come Napoli dovrebbe essere uguale ad una città come Barcellona con Flamengo, né più e né meno. Purtroppo è la cultura che manca. Non c'è più chi insegna oppure fa ascoltare la nostra tradizione ai nostri popolani minori, quindi i ragazzi, i piccoli. Esatto. Come faceva mio nonno da me, che avevo 4 anni, mi faceva sedere sulle sue ginocchia e mi faceva cantare, che ne so, Torna a Sorrento, Sol mio, Mare chiaro. Sono le nostre ricchezze, noi dobbiamo tirarle fuori in ogni occasione, sono i gioielli che vanno messi fuori. Noi diciamo, che è il nostro patrimonio nazionale, esatto. Invece per me è il nostro patrimonio internazionale, certo. Perché non c'è un concerto di grandi artisti, ma anche di musica, anche di rock, cantanti, sì, di rock, che non abbiano cantato O Sole Mio o addirittura O Surdato Innamorato. Io l'ho sentita fare con una chitarra elettrica a New York. Cioè, ma concordo. D'altra parte è cosa recente, storia recente, gli U2 hanno cantato a Milano Torna a Sorrento, Bruce Springsteen ha cantato a Torino Torna a Sorrento. Insomma, voglio dire, questa è, ed era un omaggio all'Italia, quindi cantando la canzone classica. Bene, allora a proposito di canzone classica, Mare chiaro, adesso Francesco, sistema del microfono, Francesco Leone, Mare chiaro. Indovina chi viene in radio. Quando spunta la luna, mare chiaro, pure le bisce non so fanno l'amore. S'arrivata nell'onna dal mare, per la brezza cagnano ancora. Quando spunta la luna, mare chiaro. Mare chiaro. C'è stata onesta, la passione mia non c'è tuzzulea, accompagna li suona con la voce, stasera la chitarra ci ha portato. Scelta di paroli all'aria e dolce. Chi dice che le stelle sono lucente non sa pastuocchio che tu tieni in fronte. Sti due stelle li sacci sulla mente rintallucone e tengo li ponte. Chi dice che le stelle sono lucente. Scelta da caroli dalla via e doce quando
mai tanto tempo ci ha aspettato. Accompagna le suona con la voce, stasera una chitarra ci ha portato. Scelto da Caroli, callare voce. Benissimo, gli applausi dall'altra parte dello studio non li ascoltate di qua, ma ci sono. Nel frattempo Francesco si sistema di nuovo seduto e insomma è una puntata sui generis, però molto secondo me coinvolgente sotto con qualche piccolo erroretto anche tecnico, ma ci può anche stare, insomma. No, ma non solo. Nella canzone, quindi. Anche nella canzone. Ho detto qualche frase anticipata, ma vabbè, comunque. Vabbè, l'importante è che si è capito che era una cagliara e lo si è capito alla grande, certo. Attraverso la tua bellissima voce, vabbè, credo. Uno può pensare che se l'ha fatta apposta perché è dal vivo, quindi. Senti, in questi giorni, ma non da qualche giorno, da qualche mese a questa parte, c'è un po' di polemiche, di discussione rispetto ai tre ragazzini, il volo. Sì. Quanta la fortuna e quanta la bravura, puoi rispondermi diplomaticamente o senza averli sulla lingua, dai. No, io devo dire che sono attratto da questi tre ragazzi vocalmente, perché sono tre promesse del bel canto leggero. E ovviamente... possono avere delle voci tenorili che, tra virgolette, uno è baritonale, un altro ha una voce bellissima della musica leggera e l'altro, diciamo, si può avvicinare alla voce del tenore ancora acerba, ma essere chiamati tre tenori è una parola azzardata, è azzardata, sì, perché la voce del tenore si forma, cioè il tenore vero si forma in palcoscenico senza il microfono. Si sviluppa la famosa canna vocale, il vocione. Esatto, ma sempre cantando con il microfono, diciamo, viene a mancare quella potenzialità della vera tecnica del canto lirico. Il tuo sogno proibito. Il mio sogno proibito è incontrare Tony Renes. Ma soprattutto, è uno dei miei obiettivi e sarebbe per me un grande onore, ma cantare o essere diretto da un personaggio della lirica internazionale che abbiamo avuto e che tuttora ha una stima da parte mia, che è la completezza della musica e del bel canto, che è un certo Placido Domingo, il quale ho avuto in una trasmissione diretta da Pippo Baudo, che mi ha fatto dei complimenti e si parlava di una sua opera che ha interpretato anche visivamente su un canale televisivo, che è La Tosca, e io in quell'occasione cantai Recondita Armonia, dove lui mi espresse delle parole veramente a dir poco eccezionali. Bene, i tuoi programmi per il futuro, proprio a chiusura di questa intervista. Quindi non parliamo di sogni, ma di programmi reali. Nell'immediato. Allora, nell'immediato una serie di concerti in Italia. In più, a breve, farò una tournée di quasi 11-12 concerti in Giappone. Dove sanno apprezzare alla grande la nostra canzone, i nostri cantanti. E difatti noi porteremo non la lirica come io vorrei, ma ci sarà tempo per fare questo, ma porteremo brani del nostro repertorio nazionale, quindi canzoni anche di musica leggera, sì, e soprattutto la nostra tradizione partenopea, sì, con dei nomi, cioè figlio di un nome illustre che...
che è un certo Aurelio Fierro. Eh beh, insomma, Aurelio Fierro era una personalità in Giappone, non ne parliamo proprio. Quindi canterò con Fabrizio Fierro, che è il figlio, sì, e con il nipote, che è Aurelio Fierro Junior. Esatto. Sì, sì, benissimo. Questo è una cosa che mi fa veramente piacere. Prima di lasciarci, ovviamente, ci lascerai con una canzone che è un classico per i tenori. Ti faccio una domanda di natura tecnica. Sì. Quando si va in America e all'estero, spesso, diciamo, alcuni tenori si compiacciono di fare quella che in napoletano, la voglio rendere perché non sono un esperto di canto lirico, la famosa tirata, diciamo così. Sì. No? Sta tirata la esagerano un poco, la appesantiscono, però pare che il pubblico vada in zolluchero. Ecco, in questo caso tu che fai? La concedi oppure ti mantieni, diciamo, più rigido allo spartito? Dipende dal pubblico che trovo. Oddio, per gli addetti ai lavori è un di più. Gigionata, come si dice. Ma come si dice, per l'artista vale più un applauso del pubblico che rimane scioccato da quello che riesce a fare. Se quello lo vogliono, glielo do. Pubblico, esatto, sì, ma anche un po' come faceva l'artista che cantava, diciamo, come diceva che canterai adesso. Come diceva il grande Totò, con gli annessi e connessi. Con gli annessi e connessi. Allora, io voglio salutare veramente con grande piacere Francesco Leone, sperando di riaverlo al più presto qui e di averlo ben sapendo che avrà fatto già una strada importante, perché lui merita di fare tantissima strada nel campo del canto. E ovviamente ci lasciamo, come abbiamo detto, tu hai parlato di tuo zio che suonava con Claudio Villa, sì. Quindi sai quel rullante come rullava quando Claudio Villa faceva tirata, sì. E adesso ci ascoltiamo proprio il cavallo di battaglia di Claudio Villa. Granada, da Antonio Romano è tutto. Ciao, alla prossima. Francesco, grazie di essere stato qui a Radio Mondo. È stato un onore, grazie a voi. Grazie a te, grazie. Indovina chi viene in radio. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve el gitano cuando es para ti. Mi cantar es de melancolia che io temo. Sangrentada en atardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores, y beso tu boca de grana manzana che parla di amores. Granada, manola cantada en coplas preciosas, no tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia che le tira Marco alla Virgen Morena. Granada, tu ti hai
ansia che le tira amargo alla Virgen Morena. Granada, tu tierra es aliena de lindas mujeres, de sangre. Avete ascoltato? Indovina chi viene in radio. A risentirci al prossimo ospite.